Super Concrete, lucidatura a specchio del cemento. Super Concrete è il nuovo sistema ideato da Clindex che trasforma un qualsiasi pavimento in cemento in un pavimento lucido, facile da pulire e resistente. Super Concrete è economico ed ecologico ed è il pavimento ideale per magazzini, industrie, aeroporti, centri commerciali, negozi e showroom, centri logistici, uffici, scuole, musei o qualsiasi altro ambiente. Clindex produce una gamma completa di levigatrici e aspiratori, ideati per lavorare su ogni superficie, dalle piccole aree come moderni loft o showroom, alle grandi superfici di aree commerciali e industriali. In questo video utilizzeremo la Levigator Max, con motore potente da 7 cavalli, velocità regolabile degli utensili fino a 1300 giri, planetario ad ingranaggi d'acciaio e pista di lavoro da 530 mm e pressione di lavoro regolabile. Check out Guitar George. He knows all the chords. L'aspiratore SuperVac KI, progettato per aspirare in continuo grandi quantità di polvere senza alcuna interruzione, grazie al sistema brevettato per la pulizia automatica di filtri. Iniziamo la levigatura con abrasivi diamantati CS1. È possibile aggiungere un peso supplementare sulla macchina. Operare in maniera uniforme, effettuando almeno due passaggi incrociati, al fine di ottenere una superficie perfettamente planare. Qualora si rendesse necessario aumentare la performance dei diamanti CS, si può utilizzare Activator 1, speciale polvere abrasiva che rettifica e rinnova la capacità di taglio e abrasione dell'abrasivo diamantato. Se la pavimentazione è molto irregolare e non elicotterata, o se si vuole ottenere un effetto simil terrazzo con gli inerti più esposti, si potrà iniziare la levigatura con gli abrasivi diamantati CS0 o CS00. Grazie alla maggiore granulometria del diamante, hanno la capacità di scoprire gli aggregati della pavimentazione velocemente. Effettuato il passaggio con abrasivi diamantati CS1, si proseguirà con abrasivi diamantati CS2 fino ad eliminare i graffi lasciati dalla mola precedente. Dopo il passaggio con abrasivi CS2, si procederà con abrasivi resinoidi CK3. Consigliamo Spring Holder System come accessorio indispensabile per la lucidatura. Grazie all'ingegnoso disegno dei supporti, permettono di ottenere una lucidatura omogenea. Gli abrasivi diamantati sono spinti attraverso i supporti muniti di molle anche nelle leggere ondulazioni e depressioni presenti nel pavimento, evitando così che vengano tralasciate zone non perfettamente levigate e lucidate. Si consiglia di operare con abrasivi resinoidi CK3 ad acqua, in quanto questo unico passaggio ad acqua garantirà l'eliminazione di qualsiasi segno o graffio eventualmente lasciato dai precedenti passaggi e preparerà la pavimentazione alle fasi finali di consolidazione, colorazione e lucidatura. Aspirare i fanghi e lasciare asciugare. Continuare con abrasivi resinoidi CK4.
lavorare a secco. Si consiglia di operare con la macchina lentamente ed effettuare due passaggi incrociati. Proseguire con abrasivi resinoidi CK5. Per la finitura dei bordi e del perimetro si utilizza Extrema. Extrema è un'innovativa levigatrice perimetrale a doppia testa rotante che permette di levigare e lucidare a filo muro, senza fatica e in posizione retta. Dopo il passaggio con abrasivo CK5, lavare il pavimento con acqua pulita e lasciare asciugare. Quando il pavimento sarà perfettamente asciutto e pulito, sarà possibile colorarlo. Clindex offre una vasta gamma di coloranti per cemento, i Beton Color Dye. Facilissimi da usare, basta sciogliere il pigmento predosato in 4 litri di acetone o di acqua. Una volta diluito Beton Color Dye, sarà possibile colorare il pavimento nebulizzando il colorante direttamente sulla superficie. Beton Color Dye non filma o crea pellicola sul pavimento, come una resina o una vernice. La colorazione sarà permanente, profonda e non può essere graffiata o consumata. Potrete decorare il pavimento e creare innumerevoli effetti cromatici e decorativi, fare loghi e disegni e utilizzare la vostra fantasia per creare pavimenti unici. Lavare il pavimento con acqua pulita per eliminare l'eccesso di colore e lasciare asciugare. Consigliamo di lavare con macchine a lavapavimenti o monospazzola munita di disco abrasivo, bianco o spazzola morbida. Applicate Beton Hardener uniformemente sul pavimento, massaggiando la superficie in modo da aiutare il prodotto a penetrare in profondità nel calcestruzzo, evitando di lasciare eccessi di prodotto. Beton Hardener renderà la superficie del pavimento molto più dura e fino a 8 volte più resistente all'abrasione. Inoltre, Beton Hardener eliminerà eventuali formazioni di efflorescenze e renderà la superficie del pavimento antipolvere e più resistente alle macchie e segni di pneumatici, di automezzi e carrelli elevatori. Aspettare che Beton Hardener reagisca e leghi col cemento almeno 24 ore, quindi lavare il pavimento con acqua pulita. Proseguire con una levigatura con abrasivi resinoidi CK6. Continuare la levigatura con abrasivi resinoidi CK7. Effettuare l'ultimo passaggio di lucidatura con abrasivi resinoidi CK8. Dopo questo passaggio, la pavimentazione si presenterà perfettamente lucida. To the microphone. Say the last.
lavare il pavimento al fine di eliminare residui di polvere. A pavimento asciutto applicate beton scudo, idrorepellente di profondità e antimacchia per cemento. Lasciate asciugare alcune ore e lucidate con una spazzola munita di disco bianco. Grazie alle nanomolecole, beton scudo penetra nei micropori del calcestruzzo e rende la pavimentazione impermeabile. Per ottenere una finitura ancora più brillante, utilizzare Beton Shield. Applicate Beton Shield con panno in microfibra e stendete uniformemente il prodotto sul pavimento. Aspettate che Beton Shield asciughi, quindi lucidare con una spazzola munita di disco Lux. A questo punto, la pavimentazione si presenterà perfettamente lucida, brillante, antimacchia e facilissima da pulire. Per una perfetta manutenzione e per mantenere il pavimento brillante, antimacchia e impermeabile nel tempo, Cleandex consiglia Beton Sealer Soap. Beton Sealer Soap si può usare con macchine lavapavimenti o con normale mop.